Ciao, eccomi, mi faccio anche vedere una volta, se no vedete solo le mie mani che vanno così e dipingono, eccetera. Ho deciso, visto che vi è piaciuto, ho deciso che farò questi piccoli video, i video come li chiamo spiegativi, quindi non è un video sull'acquarello vero e proprio, ma solo sui vari piccoli passi, sui vari step da fare. Per poter fare poi tu, se hai voglia, il dipinto. Quindi niente aspettative, niente troppo perfetto, importante e fatto e finito, però passo dopo passo. Video di 15 minuti, un quarto d'ora, che poi comunque tanto perché la durata media della visione dei video è di 4 minuti, però in 4 minuti cosa faccio? Niente, quindi chi vuole si guarda i 15 minuti, i 20 o i 10, quello che è, e domani, cari amici del dipingere con l'acqua, domani il video di uno dei soggetti che è nel tema del concorso di agosto sul nostro gruppo. Il dipingere con l'acqua. Poi adesso sono davanti, seduta davanti a un PC, però i video li faccio nella mia zona di lavoro, li faccio col cellulare e vedete sempre un granello di polvere. Devo far aggiustare il telefono, però per togliere quel granello di polvere dovrei spendere 400 euro e in realtà non ho voglia. E quindi per un pochino ci teniamo il granello di polvere dentro la telecamera. Io vi saluto e vi lascio al video. Ciao ciao. Ciao ciao, buongiorno. Oggi vi voglio un po' parlare di questo soggetto. Questa è una foto, è un soggetto che ho già dipinto un po' di tempo fa e visto che i miei video spiegativi vi piacciono, vi faccio un video spiegativo di questo soggetto. Perché spiegativo? Perché uno, come vi ho spiegato, il telefono che è qua su di me ha solo questo range, diciamo, di ripresa, e quindi se prendo un foglio più grande non si vede niente. E dunque prendo i fogli piccolini. Questa misura qui, tipo misura del pennello. Allora, qui vediamo le stelle, questi puntini, la Via Lattea quasi. E come l'ho fatta? Praticamente, adesso ovviamente non lo vedi. Ho messo dei puntini bianchi a far asciugare già mezz'ora fa. E, scusate se lì si vede sempre il granello di polvere e devo far aggiustare il telefono. Quindi ho messo quelle gocce bianche e in realtà è un colore acrilico. È questo. Adesso non confondiamoci, questo è blu, ok? Sono gli Aero Color della Schmincke. È un colore acrilico liquido, ok? L'ho usato in bianco. Adesso la boccettina bianca è giù in macchina. Non avevo voglia di scendere, vi faccio vedere la boccettina blu. E oggi per fare le stelle, diciamo, ho usato questo. Quindi acqua drop in bianco. Acqua drop, sono sempre colori ad acquarello, liquidi però.
Questo è opaco. E vediamo come iniziare. Quindi la prima cosa, un po' di gocce, cubi di un colore bianco. Facciamo asciugare, come ultimamente sto facendo per gli acquarelli spiegativi. È un retro, ok? Quindi non sorprenderti di macchie, eccetera. Quando ho fatto l'acquarello di questo soggetto, poi dopo, prima del video ve lo metto, anche dopo il video per vederlo, avevo bagnato tutta questa parte. Quindi ho fatto il cielo bagnato su bagnato. L'ho potuto fare perché appunto usando gli aerocolor in bianco non è più diluibile all'acqua e allora ho potuto farlo. Però gli acqua drops, quello che ho usato oggi, è acquarello, dunque se bagno, presumo che se ne vadano le stelle, quindi non bagno oggi. Ok, mi siedo. Invece del blu ho preparato un po' di viola. Prendo in mano il foglio e ecco le stelle. E faccio quella fusione su, quindi applichi il tuo colore, vado con mano molto leggera perché l'acquarello sotto, quello che c'è sotto, si diventa liquido. Vedi le stelle apparire? Ecco, lo faccio fino a un certo punto, puoi scegliere anche il colore più intenso, ma dà proprio un bel effetto, mi piace. Puoi scegliere un colore più intenso, come ho fatto nel mio lavoro originale, e magari le stelle un po' più piccole, comunque dà l'idea, vedi? Ok, a questo punto inizio ad andare avanti solo con l'acqua, quindi alleggerisco molto l'applicazione. Ripeto, è un video spiegativo, ok? Quindi non c'è la pretesa di bello, perfetto, quello che vuoi, è spiegativo. Prendo l'altro colore, applico. È un soggetto bello e facilissimo, molto indicato per principianti. Quindi gli ho dato un po' di pigmento chiaro. Vedi, importante era questo scuro, sfumato, fusione e applicazione pulita senza troppe macchie. Poi riprendo il colore scuro e praticamente gli ho dato tutta la base del cielo, tramonto, primo piano. Perché è più facile questo soggetto? Perché, come sto facendo, sto cercando la carta, come sto facendo qui, non c'è la fusione guidata, ma c'è solo la fusione, che vuol dire che non ho fatto il soggetto. Ecco che ho trovato la carta. Non ho fatto solo il soggetto, ok? Scusa, il soggetto con la fusione. Qui c'è solo lo sfondo. Quindi è molto più facile. Se dipingi su un retro, qui c'è già colore, questa parte si muove in tutte le direzioni, la carta.
Sto controllando, sì, si sta quasi già asciugando. Quindi abbiamo, ripeto, cielo, gli alberi, l'isola e qui un primo piano indefinito. Dunque, se hai fatto questo tipo di fusione, controllo, vado a spegnere il video così gli do un'asciugata. Ecco, gli ho dato un pochino di phon, cosa che di solito non faccio, però per accelerare un po' le cose, ok. Quindi lo sfondo è asciutto e adesso facciamo il lago giallo su giallo. Quindi prendo lo stesso pigmento. Ok, si vede. Do la linea del lago e sfumo. Ok, la sfumatura abbiamo visto anche ieri e l'altro ieri, è sempre importante. Lascio fuori un po' di lago per dare spazio agli alberi, vediamo. Qualcosa in tecnica dipingere con l'acqua la devo mettere. Quindi le isole, queste, l'isola la faccio in negativo colorato. Se avessi fatto una vera, vera fusione guidata, l'avrei già messo subito nella fusione. Quindi do la forma e sfumo, così invece di avere l'isola scura, abbiamo l'isola gialla. Ok? E possiamo fare così, colore lo stesso viola, intendo. Durante il lockdown ho fatto ordine, non nelle mie cose, anche negli acquarelli, e adesso ovviamente non trovo quell'acquarello lì. È così, metti in ordine, non trovi più niente. Ok, quindi questo qui è come potresti fare l'isolotto. E poi un pezzettino anche su questo lato. Tutto è asciutto. Ovviamente gli alberi non vanno piazzati proprio in mezzo al soggetto. Al foglio, scusa, però ho un po' a destra o un po' a sinistra. Adesso, visto che qui è umido, li piazzo qua. Utilizziamo sempre lo stesso colore, quindi di nuovo il viola. Iniziano qui. Adesso, solo per motivi di spiegazione, ne faccio solo uno di albero. E poi il secondo te lo immagini, si piazzerebbe lì vicino, no? Io per mia comodità, e l'hai già visto in diversi video, per mia comodità giro il foglio e faccio l'albero al contrario. Perché secondo me è più facile tirare una linea che spingerla, così la tiro verso di me e non la spingo via da me, ma verso di me. Così devo controllo di volta in volta che tutto sia visibile. E ripeto, questa è una versione easy, semplificata, però il risultato è molto molto bello. Adesso non questo, però la foto che vedrete dopo.
qui lascio correre un po' d'acqua dentro l'umido, perché questo così il tronco non è troppo compatto, ma è più trasparente. No, perché se applichiamo e poi lasci così diventa compatto compatto. Mentre così si intravede un pochino del giallo che è sotto. Poi abbiamo detto che la foto che vediamo, no? La foto è solo un là, quindi non siamo schiavi di quello che suggerisce o la foto o la realtà. E dunque questo primo piano qui per me è troppo scuro così, e quindi prendo solo un po' di pigmento. Ho fatto così anche sull'altro quadro, se non sbaglio. Dico se non sbaglio perché non l'ho visto, lo devo guardare dopo su una foto. Ho fatto così, poi prendo lo spruzzino e sparo un po' giù il colore, quindi mi dà una certa struttura senza essere troppo, si vede? Sì. Senza essere troppo compatto, che non mi piace. Ecco qua. Poi abbiamo visto sulla foto questo albero alla chioma, sto asciugandola goccia come sempre, per non avere questa linea qui così rigida. Questa, giro il foglio, acqua e sfumo un po'. Ecco, così c'è un primo piano, ma non è troppo un buco nel un buco nell'occhio. Sì, il buco nell'occhio, aiuto, come si dice? Un pugno nell'occhio. Ah, non è un pugno nell'occhio. Ok, la chioma, solo un po' di gocce, sempre con le gocce. È così, se le stelle sono poche, perché a me sono venute poche, ne possiamo aggiungere dopo, no? Su asciutto si aggiungono. E qui allarghiamo la goccia. Ecco, allarghi, cubi quanto basta. Lasciamo anche un po' di spazio, nel senso che tra un ammassamento di foglie e il prossimo possono starci benissimo dei vuoti, qua in mezzo intendo. E basta. Molto molto semplice, però di bel effetto. E questo qui è un quadro che è piaciuto tantissimo, forse proprio perché l'ho fatto in modo semplice, semplice. Ecco, andiamo. Yes. A questo punto vi risaluto e domani ho in mente di fare un piccolo video spiegativo con uno dei soggetti del tema di agosto del gruppo Dipingere con l'acqua di Facebook. Forse quello con il sasso, che dite? A me piace molto quel soggetto lì. Ok, vi saluto. Ciao ciao.